Adesso cambiamo completamente argomento, parliamo del Catania Calcio, il Catania che non c'è più. Il Catania che, come ben sapete, stava anche facendo bene in campionato con una buona classifica, insomma, non era niente male. Il Catania non c'è più. E affronteremo questo argomento con Salvatore Cannata, che rimane con noi, ma anche con Umberto Teghini, giornalista di Sigre Press. Umberto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ben trovati, buon Eccoci pomeriggio. qua, ciao ciao, buon pomeriggio anche ad Attilio Scuderi, giornalista del Catanista. Ciao Attilio, buon pomeriggio. Ciao Massimo, grazie per l'invito Grazie a e voi saluto anche per Umberto che mi ha sopportato 5 anni. accogliere. Ah, ecco, bene. Senti, Umberto, raccontiamo qual è l'acronimo di SICRA, così per dare il senso, no, dell'appartenenza. Sì, certo. Sotto il cielo rosso-azzurro era una Esatto. trasmissione radiofonica e quindi è l'acronimo di Sotto il cielo rosso-azzurro in generale. Era una trasmissione Quindi, radiofonica però del. rimarrà questo acronimo, giusto? Rimarrà. Sì, anche perché Sigre Press comunque poi si occupa a 360 gradi Sì, anche sì. di altro, tanto di sport, di Ok. calcio e del Catania, però nasce dall'acronimo di quella trasmissione radiofonica che appunto raccontava invece le vicende del Catania. Questo sì, insomma, Allora, ha qualcosa è da vero che si collegare. parla sempre di calcio perché prevalentemente è quello che attira l'attenzione di tutti. Noi, quando possiamo, ci occupiamo anche di cosiddetti sport minori. Per esempio, su Blog Sicilia la domenica mandiamo in diretta le partite di pallavolo. Però il calcio, in qualche maniera, è quello più popolare, è quello che entra nel cuore di tutti e così via. Noi a Palermo, tra virgolette, questo momento che stanno vivendo a Catania, l'abbiamo vissuto tanti e tanti anni fa. Quando insomma il Palermo fu proprio cancellato e ce l'abbiamo avuto qualche anno fa, siamo ripartiti, stiamo ancora giocando la Serie C con la speranza di andare in Serie B e poi continuare il nostro percorso. E, è certamente come dire, un brutto momento da un punto di vista proprio dell'umore dei catanesi. E tra un po' vi faremo vedere una scheda, il grafio di Alfio Musumarra che è andato in giro per Catania a sentire un po' il parere della gente. Chiedo alla regia di collegarmi anche con Nucciola Ferlita, che oltre ad essere un imprenditore della musica è stato anche membro del consiglio direttivo della SIGI. Umberto, posso chiederti la sinossi di tutto quello che è successo? Allora, non arriva come una doccia fredda. Questo diciamolo subito. Il Catania è fallito il 22 dicembre 2021. Quindi era rimasto un ramo d'azienda relativamente al titolo sportivo. Quindi il Catania 1946, matricola 11.007, era già fallito nel dicembre 2021. E c'erano tutti i segnali affinché questo avvenisse, al di là delle scelte sbagliate. Innanzitutto dalla gestione dello Monaco Pulvirenti, che hanno la paternità di quello che oggi raccoglie la città, cioè disastri e il nulla, e il fallimento. Poi passa Sigi, che si intestardisce sulla matricola 11.700, invece di investire 8 milioni e mezzo, dicasi 8 milioni e mezzo, invece di buttarli proprio nella spazzatura, spendono 8 milioni e mezzo per arrivare poi nuovamente al fallimento. Cioè, Sigi fa un'operazione con 24 soci circa di salvataggio inizialmente, poi questa trattativa fantomatica con Tacopina, cominciano a litigare in maniera pesante i soci Sigi perché nessuno vuol cedere quello che ha dato, vorrebbe rientrare nella somma, qualcuno addirittura all'inizio vorrebbe addirittura guadagnarci o quantomeno riprendere i soldi che ha messo. Sigi mette 8 milioni e mezzo alla fine per ottenere il nulla, ci si è incaponiti sulla matricola 11.700 che non deve morire, eccetera, eccetera, e così pian piano si è andato verso il declino, inseguendo gente come Mancini per ultimo, dico questo imprenditore, perché già in sede federale, ti posso anticipare, ma lo sa anche Attilio Scuderi, ridacchiavano quando hanno saputo di Mancini che si era interessato al Catania, ma poi lui dice giustamente: ma sono soltanto io che sto cercando di metterci qualcosa. Ci ha rimesso 125 mila euro, su questo non ci sono dubbi, almeno 125 mila euro li ha messi. Per il resto è una storia, è una fine già annunciata di una città che
mette ancora in evidenza la propria incapacità a tenere qualcosa all'impiego, perché è una città che ha un sindaco sospeso, una città che ha tante emergenze su tutte. Abbiamo perso Umberto Taghini e adesso tra un po' lo riprendiamo. E torniamo un attimo da Attilio. Attilio, Umberto diceva Sì, che Massimo. la SIGI si è in qualche maniera, come dire, incaponita nel dover investire su quella matricola lì, no? 8 milioni e mezzo, 8 milioni di euro e mezzo investiti. Se non fossero stati investiti su quella matricola, quindi Catania Calcio 1900 rotti, secondo te oggi sarebbe ancora in vita? Massimo, io devo fare però un passo indietro perché per me Vai. SIGI non si è intestardita. Sì. SIGI voleva a tutti i costi riprendere l'investimento fatto, perché SIGI è vero che fa un intervento di cuore il 23 luglio, ma SIGI il 30 luglio ha la manifestazione di interesse di Tacopina, perché Tacopina era pronta a rilevare il Catania, perché Tacopina aspettava la riduzione del debito e aveva chiesto a SIGI andate avanti, poi tanto io cerco di compensare il vostro investimento, ma con una condizione importante, la riduzione del debito da 54 milioni, voleva soprattutto una riduzione dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate. Ok, la cosa paradossale è che la gestione SIGI è una gestione manageriale totalmente dissennata. È vero che tu aspetti Tacopina, ma lo aspetti fino a un certo punto. Ed è vero che se hai Tacopina dietro e sei pronto a ridurre il debito e sei pronto poi ad uscire dalla porta principale anche con gli onori di aver salvato la matricola, nello stesso tempo, se succede qualcosa che non va a Tacopina, un piano B lo devi avere. Io nel mese di giugno sono stato chiamato populista dal presidente di SIGI, Ferraù, solo perché avevo chiesto il vostro piano B qual è, proprio perché sapevo che da lì a pochi mesi SIGI sarebbe scomparsa, perché poi alla fine il Catania fallisce, perché SIGI non ricapitalizza 2 milioni di euro, perché il Catania se no avrebbe potuto, con enormi difficoltà, questo è chiaro, con un debito mastodontico, continuare la sua vita. Però dico, è un discorso un po' più articolato, secondo me, da fare con sicuramente uno sforzo da parte di SIGI, ma era uno sforzo, secondo me, un po' calcolato. Faccio l'eroe, nello stesso tempo esco non distrutto. E invece alla fine sono usciti distrutti, perché poi il maggiore azionista, che era Nicolosi, che ha elargito tanto denaro nel momento stesso che la trattativa con Tacopina andava avanti, poi si è fermato quando Tacopina ha virato, non poteva più aspettare, i suoi investitori americani dovevano assolutamente mettere denaro da qualche altra parte, si è voltato, Scibilia gli ha detto: guarda che non puoi continuare così, e lui si è voltato verso Ferrara e è andato a investire alla spalla. Salvatore, in tutto questo poi alla fine chi ne paga le conseguenze è sempre il pubblico, il tifoso, no? Colui che la Esatto. domenica andava allo stadio a tifare, Intanto colgo l'occasione per salutare Attilio, che ho Ciao, seguito in ogni direttore. momento di questo lungo percorso, perché all'interno del loro momento di informazione sono stati non solo quelli che ti hanno raccontato passo dopo passo quello che succedeva, ma quelli che soprattutto hanno raccontato la verità di quello che succedeva, disegnando degli scenari che poi si dovevano puntualmente verificati. E Umberto dall'altra parte, che voglio dire, voce storica e soprattutto racconto delle cose come stanno. Mi dispiace tantissimo per la gente di Catania, mi dispiace per il pubblico, mi dispiace per quest'anno, per una squadra eccellente sotto tutti i punti di vista, per un tecnico che per fortuna ha trovato immediatamente squadra, perché si era creato un ambiente particolare a fronte dei disastri societari. In campo si andava, si giocava, si vinceva, si ottenevano risultati, si era in corsa per i playoff e c'era il pubblico, soprattutto quello più vicino alla squadra, che non voleva mollare. Invece tutto questo finisce per dabbenaggine, finisce perché si è stati insulsi, finisce perché non si è capito quello che stava succedendo, finisce soprattutto perché c'è stata l'assoluta incapacità da parte di tutti di capire i momenti. Per cui questo ha determinato il risultato finale. Il problema, Massimo, è uno, che il domani è nebuloso, perché non si sente nessuno che si voglia fare avanti. Per cui non c'è, come posso dire, questa corsa, adesso però riprendiamo la società e ripartiamo. Non c'è in questo momento a Catania, eh?
In questo momento a Catania c'è solo una grande passione che è stata mortificata da quello che è successo. Questo solo esiste, ma io ancora devo aspettare qualcuno che mi dica adesso la prendo io. Il Mirri di turno, ancora a Catania non c'è il massimo. Sì, Umberto, ma voi sapete che io conduco sempre con le curiosità dell'uomo della strada, ma entriamo nella faccenda della giustizia, sia sportiva che quella ordinaria, relativamente a questa vicenda. Ma non era più normale, più semplice farlo finire il campionato al Catania? Beh, la giustizia non può intervenire sul campionato di calcio, evidentemente. Ha dei paletti, ha un percorso privilegiato, evidentemente. Io dico, il Tribunale di Catania in generale ha fatto tantissimo per cercare di salvare, con più bandi, mettendosi a disposizione per la rilevanza sociale di chi voleva salvare questa squadra, questa società, questo ramo d'azienda, ricordiamo, perché Catania è fallito nel 2021. Verosimilmente tutti abbiamo pensato che si potesse ormai completare la stagione, mancavano 4 partite per il Catania, 3 delle quali in casa, domenica scorsa, mercoledì il recupero col Taranto, poi la trasferta, il derby a Palermo e la chiusura al Massimino con Messina. Credo che non ci siano stati i presupposti, perché tu hai fatto una domanda importante, il tribunale è stato dalla parte del Catania, dei tifosi soprattutto, per lungo tempo. Ha incrociato Mancini, che rinviava di volta in volta, e tutti sono aggrappati a questo benedetto Mancini, ma a un certo punto, per come sono andate le cose, io credo, ma è una mia impressione, che qualcosa ancora non sia chiaro. Cioè qualcuno probabilmente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, dovrà dirci cosa realmente sta accadendo, cosa è accaduto, perché si è chiuso in fretta e in furia quel sabato mattina 9 aprile, tutto velocemente, e nel pomeriggio di sabato persino il presidente federale Gravina, presidente della FIGC, firma il documento che esclude il Catania dai ranghi federali. Come dire, sbrighiamoci, chiudiamo il prima possibile. Questa è una mia impressione. Qualcuno dovrà spiegarci cosa realmente è accaduto. E credo che questo stesso mio avviso sia anche Attilio Scuderi, che ha seguito da vicino la vicenda e la segue quotidianamente. Cioè, ci sono delle cose poco chiare, al di là degli imprenditori, in città non ce ne sono, e allora andiamo a Malta, no, andiamo a Milano, no, meglio a Londra, piuttosto che negli Stati Uniti. Qui c'è qualcosa che non è chiara, ci sono delle verità, a mio parere, che sono state nascoste. Perché? La città ha bisogno quantomeno di sapere cosa realmente sì. È successo tra allora, visto che parli di città, Alfio Musumarra è andata in giro per le strade di Catania e ci vediamo il suo graffio. Prego, regia. Il calcio Catania non esiste più. Purtroppo sì. A malincuore, però è così. Perciò non ci possiamo fare niente. Purtroppo i veri, non lo so come te le dire, ma quelli che ci è andato sotto siamo noi tifosi. Purtroppo non c'è più niente da fare. Sono tutti quelli ciarlatani, quelli che hanno detto questo è Catania e questo è Catania. Ma poi si sono rivelati tanti qua, come si dice a Catania. Purtroppo così, si sono mangiati tutti, quindi dobbiamo fare, non possiamo fare altro. L'importante è rimaniamo sempre tifosi del Catania, anche in Serie D, e basta. Siamo dispiaciuti, siamo, si suol dire, in lutto. È una mancanza davvero forte e ci dispiace. La domenica avevamo una passione, purtroppo adesso ci hanno dato anche questo. Dopo giornate di lavoro, cose, che dobbiamo fare? Mi dispiace, è una brutta cosa. Non so cosa altro dire. È una cosa che dispiace moltissimo, soprattutto per i tifosi, per la città che non merita questo e che merita ben altro, molto di più. Tutto qua. Che a me è una cosa pazzesca del calcio Catania, è una cosa impossibile che è successa una cosa del genere. A Catania, specialmente a Catania, una cosa del genere non dovrebbe mai succedere. Che sono tutti per dire manciatari, sono tutti manciatari, tutti, non si sa fare neanche uno. Specialmente a Catania, una cosa del genere. Che noi per dire,
lì sopra ci sono squadre che sono, chissà, cioè, per prendere l'Atalanta, che sono in città, come Catania e come Palermo, per dire, dobbiamo essere noi in Serie A, nella Champions dobbiamo essere. Ci siamo? Dopo 76 anni il Catania Calcio fallisce. E in caso particolare ha fallito, perciò non possiamo fare nulla. Che facciamo? Noi siamo tutti deposti, sempre del Catania, ora arriva qualche spazio, ancora di veste, vediamo cosa arriva. E basta. È un peccato. Se lo sono mangiati il Catania. Sto qua. Che cosa dobbiamo dire ormai? Non ci abbiamo avuto una persona che ha preso una società come la piazza di Catania, che è una piazza importante. Come calcio hanno fatto finire il pallone qua a Catania. Non ci sono stati presidenti, delle persone truffatori, penso che non hanno fatto mai niente per il Catania. Siamo stati solo noi a sostenere sempre il Catania, tutto per un periodo di tempo, di una vita che sosteniamo. L'unico il presidente Angelo Massimino che ha perso la sua vita per il Catania, ma poi sono venuti solo dei fannulloni. Purtroppo questa è una mazzata, una delusione per tutti i tifosi, però ripartiremo più forti che mai. Siamo caduti ma ci rialzeremo, questo qua posso soltanto dire. Però la delusione purtroppo è forte. Qual è il suo stato d'animo? Male. Il calcio Catania non esiste più. Certo, si ammuccano tutte cose, poverendo tutte cose, si mangiano tutte cose. E poi che la mancina da solo a cattare e fece un altro famagarito, perciò. Un calcio Catania, che fa? Speriamo che ora va buono. Si doveva interessare il comune, se non ci aiuta il comune, il sindaco non ce n'abbiamo più. Non si interessa nessuno, non lo so come andiamo a finire. Comunque tante altre squadre hanno passato, vuol dire, un brutto periodo. Il Catania si riprenderà pure anche dopo questo. È un dispiacere per tutti i catanesi, siamo distrutti, speriamo che ritorneremo presto, più forti ancora di prima, sempre forza Catania. Ecco, grazie ad Alfio Musarra, questa è la Vox Populi che abbiamo raccolto in giro per Catania. Salvatore, colpiva il fatto che qualcuno di loro dicesse ci rialzeremo e saremo più forti di prima, ma prima tu dicevi che nessuno però sta immaginando un futuro, non c'è il Dario Mirri di Catania. No, non c'è, in questo momento io non ne sento, non ne arriva, voglio dire, lì Attilio è maestro sotto questo punto di vista, sto zitto e ascolto se ci sono novità, ma la verità è questa, sì, ci rialzeremo sicuramente, il Catania saprà rialzarsi, saprà ripartire, non è la prima volta che vive una situazione di difficoltà e poi da quella situazione di difficoltà maturò così tanto da poter fare 9 anni di Serie A. Il problema sta nel fatto che si è arrivati a questa situazione in maniera assurda, lo diceva Umberto prima. C'è qualcosa che affonda nella radice del tempo il problema, lo si era capito, lo si era visto, invece ci si è illusi andando avanti di step in step senza nemmeno rendersi conto di dove poi andassimo a finire. E dove siamo andati a finire? A sabato scorso, con tutto quello che c'è attorno a sabato scorso, perché evidentemente dall'oggi al domani si chiude una stagione in cui il Catania aveva tre partite in casa e una a Palermo in trasferta. Non dico a piedi, ma poteva andarci sicuramente in macchina. C'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo e a bene ha fatto, secondo me, Umberto a sottolineare l'atteggiamento del Tribunale che ha cercato in tutti i modi di dare una mano al Catania. Però purtroppo, guarda, veramente è una situazione allucinante, assurda. E poi, voglio dire, almeno l'unica consolazione da siciliani è quella che del Catania fuori dalla classifica ne hanno beneficiato Palermo e Messina, visto che una è arrivata al secondo posto e l'altra si è salvata, perché poi succede anche questo, stranamente. Umberto, che fine? Sentiamo Attilio. Attilio, scusa. Che vuoi dire? Prego. No, scusami se entro a gamba tesa, il termine calcistico ci sta. Ma forse nessuno sta pensando che nessuno pensava al Catania, perché l'unico grande desiderio era Torre del Grifo. E infatti Torre del Grifo è l'unica cosa che non era stata inserita nel bando perché era difficile farlo, dato che era un bene immobiliare della fallita 11.007. Ma tutti quelli che vogliono spolpare è Torre del Grifo, che
che rischia di rimanere una cattedrale nel deserto. Ora vedremo come andrà, vedremo se andrà all'asta, vedremo anche il credito sportivo cosa vorrà fare, cosa vorranno fare i curatori, però state attenti al fattore Torre del Grifo, che forse nessuno nomina perché poi il pallone che rotola è l'unica cosa che conta, ma Torre del Grifo doveva essere l'Ibrahimovic del Catania e si è trasformato nel grande peso del Catania, ma non perché sia un peso, perché poi alla fine era l'unica grande struttura che riusciva a sostenere anche il Catania negli ultimi anni di Serie C, perché lo Monaco, è vero quello che ha detto Umberto, era tornato, ma era lo Monaco arrugginito, non era il lo Monaco della Serie A, era un lo Monaco senza soldi, era un lo Monaco che non aveva competenze in Serie C, era un lo Monaco che faceva fatica perché Pulvirenti non gli poteva dare gli stessi soldi di una volta, era un lo Monaco che ha provato col campo ma non c'è riuscito e ha tranzato i creditori e il debito è rimasto ancora sui 54 milioni. Veramente si potrebbe scrivere un libro, caro Massimo, su quello che è successo dal 2015 in poi, da quando Pablo Cosentino ha ricevuto le chiavi da Nino Pulvirenti della gestione del Catania, da quando Nino Pulvirenti era convinto di poter camminare da solo, e certe volte il delirio di onnipotenza e anche la distruzione di determinate cose. Allora, a noi mancherà il derby, che era previsto peraltro, credo, per questa settimana o per la prossima, se non ricordo a memoria. Umberto, prego. Sì, il derby era in programma sabato sì, di Pasqua. Esatto. Peraltro alla Barbera. No, volevo aggiungere una cosa velocissima perché so che siamo in chiusura. Attilio ha fatto bene a parlare dal 2014-2015, quando comincia il declino con l'arrivo dell'argentino nel posto più alto dal punto di vista dirigenziale, no? Pablo Cosentino, che da procuratore diventa appunto plenipotenziario. Ecco, da lì comincia il declino. Però, e qui Cannata mi può dare, Salvatore, anche, non dico solidarietà o ragione, però dico, avete notato tutti, Attilio, chiedo anche a te se è vero quello che sto pensando, che ognuno si è fatto i fatti propri. Cioè, Sigi, tutta quanta, tutti, dal primo all'ultimo, competenti, non competenti, lasciamo stare, non è una mangia. Fino agli ultimi, ognuno al Catania Calcio ha pensato a se stesso. Nessuno ha pensato al bene comune. Sì. Ognuno ha tirato al proprio mulino. E oggi raccogliamo il nulla, oggi raccogliamo il fallimento, perché ognuno si è fatto gli interessi del proprio io, del proprio interesse, con il così Catania. Come... Attenzione, cognomi, non è che c'è chissà quale inchiesta da fare. È chiaro, ma così come Massimo ti dico, l'assenza al bando, no? Al primo, e poi l'assenza al bando, il primo, e anche il secondo, dove poi arriva gente come Mancini. Ma secondo voi perché la Catania imprenditoriale ha snobbato totalmente la Catania sportiva? Ma non perché non ci siano imprenditori che non possono investire, perché il riflettore fa male. Il riflettore certe volte è un boomerang, perché ognuno a casa sua vuole le proprie attività, il calcio invece ti amplifica tutto, perché poi in tribuna stampa tutti vogliono salire sul carro e tu diventi l'uomo in vetrina, e forse la maggior parte dell'imprenditoria catanese non lo vuole. Allora, Massimo, Salvatore, scusami, prego. Solamente vai. Un inciso velocissimo. No, quello che è successo con Sigi, solo l'ultimo atto di quello che poi ha portato al fallimento, mi fa venire in mente una frase che diceva sempre mio zio, che le società funzionano se sono in numero dispari e inferiore a 3. Ecco, abbiamo avuto la conferma che aveva ragione. Perfetto. Noi per dovere di cronaca dovevamo collegarci con Nucciola Ferlita, con il quale abbiamo fatto una prova di collegamento tutto perfetto, poi ce lo siamo ritrovati in un'automobile e poi mi ha mandato un messaggio, sono... verso Milano Malpensa, perché Nuccio era alla BIT di Milano, quindi mi avrebbe fatto piacere sentire il parere di un componente del direttivo che certamente aveva informazioni un po' più dettagliate e magari più presenti, visto che lui faceva parte di quel consiglio. Io però voglio augurare ad Umberto Teghini e ad Attilio Scuderi di tornare al quanto prima possibile al Cibali. Di poter raccontare, magari ripartendo dalla serie D, dalla serie C, adesso io non lo so da quale serie,
Però lasciatemi dire che la storia del Catania Calcio, così come quella della mia Palermo, racconta di una Sicilia che deve sempre lottare per potersi rialzare, per poter ritornare nei luoghi, nei posti che contano. Al netto di tutti gli errori del mio presidente Zamparini, che porterò e custodirò sempre nel cuore, serviva un imprenditore friulano perché Palermo avesse quella storia lì, con quei calciatori lì, con quella Europa League. E quindi l'augurio che faccio oggi al Palermo, al Catania, al Messina, al Siracusa, al Trapani, al Licata, il mitico Licata che abbiamo tifato tanti anni fa, quello di tornare lì dove merita di essere. Perché lo diceva prima quel signore lì, dice: Bergamo che città è? È un Pirtusei città ed è in Serie A. Noi troviamo Catania che è una città enorme, piena di imprenditori, e fatichiamo. Vabbè, Massimo, ma ti sei mai chiesto perché gli scudetti li vengono sempre le squadre del nord? Sinceramente non me la sono mai posta. Te lo sei mai chiesto? No, mai. Si dovrebbe fare una bella interrogazione dal punto di vista sociale. Al sì. Sud non si vince, ecco. Perché al sud a un certo punto si pensa ad altro. Esatto, è vero. Questa è la giusta riflessione. Umberto annuisce, cannata pure, quindi io con questa come dire, domanda... Sì. Quasi teologica, visto che siamo in Settimana Santa, vi ringrazio di cuore. Grazie al mio amico Umberto Teghini, che stimo moltissimo, al quale mando un grande abbraccio. Buona Pasqua, Santa Pasqua, Umberto, porti i miei saluti a tutta Sicra Press. Grazie ad Attilio Scudere, che con il suo catanista fa un lavoro incredibile. In bocca al lupo, Attilio, buon lavoro. Stimo anche per te. Ad Maiora sempre, a Massimo Minutella. E forza Catania. Salvatore Cannata, ci vediamo a maggio per il festival. Grazie Salvatore per il tempo che ci hai dedicato. Assolutamente sì. Ciao. Grazie mille, a presto. Ciao a tutti. E forza Catania, speriamo presto torni lì dove è giusto che torni.